È stata la conclusione di una esaltante esperienza culturale cinematografica, la quarta edizione del Trani Festival del Cinema e del Mare, una manifestazione che ha la barra dritta su fondamentali mission come la promozione del territorio, la salvaguardia dell'ambiente, lo sviluppo del turismo, la sostenibilità d'impresa, la diffusione di produzioni cinematografiche che queste mission hanno al centro. Mare, 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 ma che voglia di arrivare l'estate. Dal 18 luglio, che è stata la prima giornata del festival, all'11 di settembre, secondo e conclusivo appuntamento che si è tenuto a Palazzo San Giorgio, c'è stata la sensibilizzazione nelle scuole che hanno partecipato al progetto di educazione ambientale, i talk di inclusione, le coprogettazioni e le partnership robuste e qualificate che hanno dato spessore ad un'iniziativa sostenuta da sponsor privati e dalla amministrazione comunale. Esattamente, noi crediamo in questo progetto perché c'è la possibilità di promuovere il territorio, di diffondere anche dal punto di vista turistico il nostro territorio attraverso il Festival del Cinema e del Mare, di fare inclusione, e in proiezione futura noi crediamo che questa iniziativa, questo tipo di festival possa dare ulteriori riscontri per espanderci, partire dalla nostra comunità, ma sicuramente conquistare anche dal punto di vista mediatico tante altre comunità. Luisa Colonna, presidente dell'associazione Inside PR che ha organizzato il Trani Festival del Cinema e del Mare, ha sempre avuto chiara la mission della manifestazione. La mission è quella di sensibilizzare sempre più persone, giovani e adulti, per avvicinarsi al mondo del cinema. Utilizziamo il cinema come un linguaggio comune per sensibilizzare quelli che sono i temi della cultura, cultura intesa come storia, come radici, come linguaggio comune, cultura intesa come massima espressione che possa arrivare a tutti quanti, perché senza un'apertura non ci può essere uno sviluppo nella società. La manifestazione che ormai è un fiore all'occhiello della città di Trani, ma anche oltre. Che sensazione si provano? È una grandissima sensazione, un'emozione, perché arrivare alla quarta edizione è veramente un grande successo. Quest'anno sono contenta perché abbiamo acquisito delle partnership internazionali, ma anche delle partner nazionali che hanno dato un respiro veramente più incredibile a questo festival, sposando quelle che sono la mission del festival sui temi della sostenibilità ambientale, cinema, mare, radici, sostenibilità d'impresa e ma soprattutto tanta inclusione. Mariano, cosa rappresenta per te questa serata, questo evento? Per me rappresenta un bellissimo serata, un bellissimo evento, perché è per me il mio sogno, perché così il mio doppiaggio è la mia grande passione, perché così farò tante belle cose, insegnerò a ragazzi autistici che cos'è il festival. Penso che l'inclusione sia una forma di ricchezza, che la diversità ci possa in qualche modo sempre arricchire. I temi, l'inclusione e la sostenibilità sono i temi fondamentali, sia per quanto riguarda appunto le sceneggiature, le storie che noi scriviamo. Lavorare con i ragazzi e includere, e questo lo facciamo molto spesso, facciamo delle masterclass dove includiamo anche ragazzi speciali, e quindi l'inclusione è una tematica fondamentale. Produrre un film oggi che tratti le tematiche della sostenibilità, dell'inclusione, è una moda oppure che cosa? È una necessità, perché il cinema ha sempre aiutato, diciamo, la società ad evolversi, ad andare avanti. Ha dato spunti, ha dato criticità, cioè nel senso ha evidenziato le criticità di una società. Noi dobbiamo continuare a esportare cultura, dobbiamo continuare a lottare per avere un cinema indipendente, made in Italy, che sia sempre una scommessa anche con il linguaggio cinematografico. La serata a Palazzo San Giorgio è trascorsa fra le note dell'ensemble dell'Orchestra Filarmonica Pugliese, talk sulla sensibilizzazione dei temi centrali del festival e la premiazione delle eccellenze che hanno fatto di questi temi la propria radice d'impresa.
l'arte ha avuto il suo spazio. La tua arte da dove nasce? Qual è la tua ispirazione? Allora, la mia arte nasce dal mare, mi ispira il mare, quindi le mie opere sono create tutte con ricicli marini, quindi tutto quello che mare porta dopo una tempesta io trovo sulla spiaggia e faccio queste opere tridimensionali su tela. Come si può, secondo te, sensibilizzare, no, a questi temi? Io credo che bisogna cominciare a sensibilizzare dai più piccoli, perché il tema della sostenibilità, il tema dell'inclusione, il tema dell'accoglienza è un tema importante, è un tema dove, cominciando dalle scuole, inculcando i bambini, quali che sono questi aspetti, si può cominciare a far crescere qualcosa di importante. È importante in queste occasioni far capire alle persone quali sono i messaggi per far sì che città così belle, che ci permettono di avere turisti da tutto il mondo, possano continuare ad essere considerate meraviglie e non soltanto a passare nei telegiornali per queste tematiche. Con Luisa Colonna, ideatrice del festival, infine ancora un accenno all'importante lavoro che viene fatto nelle scuole per sensibilizzare i bambini, i nostri cittadini futuri. È bellissimo, perché devo ringraziare appunto l'AMIU e purtroppo dobbiamo ricordare, purtroppo nel senso che ci dispiace tanto ricordarlo in questa occasione, Ambrogio Giordano, che ha dato vita al primo progetto in Italia di educazione ambientale e civica nelle scuole con Meteo Expert, quindi Canale 5 e Andrea Giuliacci, e ha avuto anche quest'anno un grande successo, ma soprattutto una grande partecipazione. Archiviata con successo questa quarta edizione, si pensa già al futuro, alla quinta, con una manifestazione, perché no, itinerante, senza confini e dagli ampi orizzonti. È un augurio. Buon vento, quindi, al Trani Festival del Cinema e del Mare.